Bimbo, tutto il giorno tu starai con Raiolin. Oh, oh, hello, Bimbo, siamo qua, Bimbo. E se accendi la tua radio, tu ci ascolterai. Resta con noi, Bimbo, non cambiate, Bimbo. Tanta musica con gioia ti offriremo. Studi di Radio In, buongiorno, venerdì 20 ottobre 2023, hello people. Glitter people. È tornata alla carica anche Milvia Verna, Sara Priolo alla voce, buongiorno. Buongiorno Sara Priolo. Oggi i racconti del venerdì non sono legati a mie disavventure, ma ad un evento nazionale. Di gossip però. Cioè, poi dice che io sono che si arrabbia. E Giorgina non la manda a dire a nessuno. Io sono Giorgia. Io sono Giorgia e io quando mi arrabbio cadono le teste. Sono una madre. Ieri è stata al centro dello scandalo nazionale per un fuori onda del suo compagno, papà di sua figlia, e non molto onorevole, nel senso che questo giornalista ci provava con una collega, a quanto dicono, e il fuori onda non faceva fare una bella figura alla premier. Stamattina l'ha liquidato alle 8:05, non mi ricordo che ora erano. Ah, ok, anche questo con un dettaglio. Messaggio su Facebook ringraziandolo per gli anni passati insieme, parlando di un rapporto che era ormai distante e del bene comune della FIA. Ci sta perfettamente. Ai 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 ai, sì, ci sta, anche perché diciamo appunto non andavano d'accordo da qualche anno, ho letto, ma lei l'ha reso quindi pubblico. Lei l'ha reso pubblico, ma guarda, io sono assolutamente dalla sua parte, nel senso che non solo per la simpatia per vari aspetti, ma perché penso da sempre che l'unico modo per sfuggire a un ricatto sia svelarlo. È inutile che io mi tengo accanto a una persona che può mettermi in difficoltà. Tanto vale dire pubblicamente: guardate, c'è questa cosa, ho fatto questa cosa. Anche perché ha un ruolo da mantenere, e mi prendo un certo le decoro. La cosa che mi ha colpito in maniera particolare è che in questo fuori onda ciò che emergeva è che lui diceva a questa collega: sei una donna fuori dal comune. La mia riflessione è questa: stai con la prima premier donna di Italia, altro che comune, una donna che ha fondato un partito, forse l'unica, che l'ha portato dal 3% a guidare un paese, e tu trovi modo di dire ad un'altra sei fuori dal comune. Non siete mai felici quando avete l'oro dentro, non barattatelo per l'acqua fresca, perché poi ve ne pentite. In questo caso lui ora è fuori dallo stato di insomma marito e moglie. Sì, nel senso loro non erano una coppia ufficiale, nel senso che era una famiglia moderna, ecco, però sempre il padre della figlia. Cioè chi gioca mandando citando la pesca dello spot Fortunato e mandando un cetriolo per dire questo te lo manda mamma Giorgia. Marco Perlongo alla voce in regia. Buongiorno. Ma quindi non era famiglia tradizionale Giorgia Meloni? È vero, no, pensavo anche a questa cosa. No. Cioè famiglia con figli, ecco. La figlia ha 7 anni, loro sì. Erano ufficialmente compagni. Il giorno dell'insediamento lui è venuto strano. Con la bambina. Certo, la destra, anche la destra è moderna, nel bene e nel male. Ma guarda, sicuramente ancora non è chiaro da che parte, insomma, io tu stia. Non è chiaro, assolutamente. Ma ne parleremo nel corso della puntata. Oggi ospiti, Daniela Brignone, fondatrice e curatrice di iDesign. Del nostro look ne parliamo dopo, giusto? Esatto. Oggi ti porto a fare un viaggio sia di cultura e design, sia passiamo per il teatro, per la medicina, e poi ti porto anche in cucina, purtroppo a distanza parleremo di pizzaioli premiati col gambero rosso, ma nel nostro cuore e anche in studio, probabilmente gli unici in presenza, c'è l'amministratore unico di Mondo Auto, che è Nadia Lobosco, una splendida signora, un'amica che ha presentato
trovato a Villazzito una macchina molto particolare che si illumina come supercar, la Hyundai Kona. È stata una bella festa, glitter c'era, noi ci siamo stati, c'è anche un bel video e ci piace parlare di queste cose. Ho visto molto blu in the night. Sì, sì, eravamo tutti immersi nel blu, per questi video le foto vengono tutti blu. e poi parleremo di Giuseppe Colletto, Giorgio e Filippo Sorce, pizzaioli premiati dal Gambero Tradizione Rosso. Tradizione e innovazione nell'impasto, con Roberto Mannino e Giorgio Barone raccontiamo Cabaret al Cineteatro Colosseum, lui con star Bibi Bianca, e infine Leonardo Zichichi, dermatologo e responsabile scientifico di Skin Cancer a Trapani, che si sta svolgendo in questo momento. Ed ancora poi teatro con Roberto Mannino e Giorgio Barone in scena con Cabaret al Cineteatro Colosseum. Si chiude con Leonardo Zichichi, dermatologo e responsabile scientifico di Skin Cancer a Trapani. Pronti per il collegamento con Daniela Brignone? Chiediamo alla regia. Io già sono stata ad un'anteprima di questo iDesign, che è all'11ª edizione. Ieri c'è stato un bel evento in via Carducci, più di una cosa, più di, come si dice, in pentola c'era più di una cosa che bolliva. A parte l'inaugurazione di un locale, c'era mezza Palermo lì in strada. E ne parliamo tra poco, siamo già live sulla nostra pagina Facebook, dove vi aspettiamo. Hello People, Glitter People, Miracles e Coldplay. Someone special. Amica mia, ti sono mancata venerdì scorso. Mi sei mancata tanto. Anche è tu. Stato soltanto venerdì scorso, sembra un mese fa. È stato un venerdì 13, guarda, davvero. Un mese disegno fa. Di fatto, poi te lo racconto perché... condividiamo la diretta. Sono curiosa. Condividiamo la diretta. Io ho attivato il mio tablet che non rispolveravo da mesi. Terribile. Vero, niente, venivi col computer. Sì, infatti. Stiamo per entrare con l'ospite. Salutiamo i Roberto collegati. Insomma, tutti coloro i quali ci stanno ascoltando in questo momento o ci guarderanno successivamente in questa... Condividi. Ci sono. Ho visto Monia, non c'era Eliana, c'era una donna riccia. Riccia. Allora vabbè, visto che abbiamo l'attesa dell'ospite... Ah, l'ospite c'è. Prova audio e video e contenuti nel frattempo. Intanto ci senti? Bentrovata, sì, Daniela Brignone. Non vi sento benissimo, ma vi sento, sì. Noi ti vediamo bene. Fondatrice e curatrice perfetta. Di iDesign, che ha preso il via ieri con le anteprime. Io dicevo alla collega Sara Priolo che ho preso parte ad un'anteprima che c'è stata in via Carducci, l'artista Dario Denzo Andriolo, e lo spazio, me lo dirai tu, me lo ricorderai tu. Gli appuntamenti sono tanti. Sì, gli appuntamenti sono tanti, non vi sento benissimo, ma comunque riesco ad afferrare i contenuti essenziali. E allora, gli appuntamenti sono tanti. Noi ogni anno abbiamo questo appuntamento fisso che è, insomma, verso la fine di ottobre, quindi prevede sempre almeno una trentina di appuntamenti in varie sedi. Quest'anno, peraltro, abbiamo interessato vari padiglioni dei cantieri culturali Ducrò, il Teatro Garibaldi, che da poco è stato restituito, diciamo, alla città, alle mostre, agli eventi. Palazzo Amoroso, che è un palazzo appunto noto di architettura contemporanea, che si trova proprio in prossimità di Porta Felice. Il Museo Riso, che ormai da tanti anni appunto ci mette a disposizione gli spazi, gallerie d'arte come Veniero, Project e Rizzuto, e poi quello a cui avete partecipato ieri è il nuovo spazio di Lead Design, quindi Lead Arc, con una performance, quindi un allestimento anche multimediale da parte proprio dell'artista Dario Denzo Andriolo. Quindi parliamo di light design, quindi un design della luce, che è uno degli argomenti che noi abbiamo trattato all'interno appunto della manifestazione di quest'anno. Peraltro all'interno della manifestazione ci sono dei macro temi, questo della luce, ad esempio Marco Grimaldi da Udine con una mostra proprio alla Galleria Veniero, Dario Denzo Andriolo, ma soprattutto dei temi che sono molto contemporanei, come ad esempio quello sulle donne. Sulle donne, infatti, un grandissimo spazio è stato dato appunto a 14 donne architette palermitane che hanno aperto le proprie case, da loro progettate peraltro, e questa è una mostra che inaugureremo oggi pomeriggio ai cantieri culturali Ducrò.
questa cosa mi ha colpito molto al di là del, questa cosa mi ha colpito molto al di là del fatto che tra le architette c'è anche una cara amica. Raccontami che significa, queste professioniste hanno messo in comune i progetti delle loro case? Sì, esattamente, hanno quindi fotografato quindi gli interni delle loro case, quindi hanno aperto anche la loro intimità, sono dei progetti. Torniamo anche... in FM, esatto, così ci diciamo e ci ne riparliamo lì. Sì. Miracles, ci vogliono dei miracoli oggi, forse. Romanticismo questa mattina. Sono il tuo miracolo in realtà, perché venerdì scorso non eri con me, ma oggi abbiamo recuperato. Miracolo con i Coldplay, un'atmosfera morbida, è il nostro Marco e noi proseguiamo a parlare di design con Daniela Brignone, curatrice di iDesign, che si sta svolgendo in questo momento a Palermo, una delle anteprime ieri e tanti appuntamenti. Intanto Daniela, chi è che coinvolge iDesign? Chi siete? Le star? Allora, noi siamo quindi un gruppo, oltre quindi l'associazione, ci sono ovviamente collaboratori, stagisti, volontari, ecco, abbiamo veramente tutto un mondo che ogni anno collabora proprio per la buona riuscita e soprattutto anche coinvolgiamo quelle che sono le realtà non soltanto locali ma anche regionali e nazionali, quindi tutti con dei progetti che noi ovviamente valutiamo col nostro comitato scientifico e dopodiché appunto anche noi invitiamo, ma invitiamo perché ci sono anche degli eventi proprio che sono promossi direttamente dai design, ma quest'anno ad esempio bellissimo, un bellissimo progetto che abbiamo realizzato con Commercio, quindi con Patrizia Di Dio, è quello di aprire delle sedi storiche, quindi dei negozi storici della città, quindi abbiamo avuto queste splendide adesioni e apriranno non soltanto le proprie sedi con delle chicche, ovvero racconteranno la loro storia, mostreranno anche degli oggetti appunto di chi ha fondato l'attività, ad esempio, quindi sono anche dei reperti, chiamiamoli così, che saranno mostrati per tutta la durata della manifestazione. Quindi sono tante realtà, quindi aziende, designer e ad esempio quest'anno è importantissima anche la presenza dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, perché appunto noi abbiamo portato avanti con le Design Week italiane un progetto di design, quindi un concorso sul design dell'olio, quindi parliamo ad esempio anche di lampade, di contenitori, set degustazioni, ad esempio aperitivo, e quindi tutti gli esiti quindi, di questo concorso, quindi selezionati, sono stati portati quindi attraverso questi prototipi ed esposti al Teatro Garibaldi. Ecco, E quindi a questo punto abbiamo associato i talk dell'Istituto Vino e Olio, dei talk parentesi con degustazioni, sono delle degustazioni molto particolari perché a parte ovviamente si parla del nostro olio, ma ad esempio degli abbinamenti, oggi ad esempio l'olio sarà abbinato a delle, non so, della mela verde, dell'acqua frizzante, una cosa che ci ha incuriosito tantissimo. Invece la prossima settimana il secondo talk, sempre di sito Vino e Olio, vedrà la partecipazione dello chef Gaetano Billeci del ristorante Branciforte, che proporrà degli abbinamenti insoliti. Parliamo anche degli appuntamenti di oggi, venerdì 20 ottobre, e gli orari. Allora, oggi avremo intanto alle cantieri culturali di Curò, si inaugurano intanto la mostra, questa delle 14 architette, poi anche questo, il primo talk con degustazione sul tema dell'olio, il progetto di Adi Sicilia, che è ovviamente un po' rispolvera i progetti che sono stati selezionati per il premio Compasso d'Oro, e quindi questi sono, e poi una mostra importante che è nato dalla collaborazione con la Design Week di Genova. Abbiamo invitato la Design Week di Genova con un loro progetto, quindi sul design under 35, ed esporranno tutti quanti all'interno dei padiglioni dei cantieri. Quindi si inaugurano in contemporanea. Parliamo anche di Cleto Munari dopo? Esatto. O Munari. Ecco, Munari, importantissimo anche questo, perché noi abbiamo anche ecco, due progetti a cui noi allora teniamo. Facciamo così, andiamo su Facebook, così va in FM la musica e noi se riusciamo vediamo anche le foto per commentarle. Keep going up.
Leggevo che il 20, quindi oggi, la Lectio di Cleto Munari e diverse mostre ai cantieri culturali. Spiegaci il ruolo di questo testimonial un po' dell'undicesima edizione. Sì, allora Cleto, insomma, è un tributo dovuto a una persona che appunto anche avanti quegli anni, ma con un'energia incredibile. Cleto, insomma, è ormai un'icona del design. Lui è presente con i suoi oggetti ormai in più di 100 musei al mondo, tra cui il Metropolitan e il MoMA. E quest'anno, appunto, da questo incontro con appunto Cleto Munari sono nati una serie di progetti che noi ospitiamo all'interno dei design, tra cui alle 15 la Lectio all'Accademia di Belle Arti. Come incontrate i designer? Prego? Sì, come incontrate i designer o come li scegliete per il vostro evento? Li scegliamo o colleghiamo ad esempio con degli anniversari oppure degli incontri che durante l'anno avvengono durante le nostre trasferte, e allora da lì nasce il progetto perché noi cerchiamo di invitare ovviamente personaggi che possano contribuire al dibattito, ma è bellissimo. Noi l'anno scorso abbiamo ospitato lo studio 65 che per intenderci è lo studio che ha disegnato il divano Bock, che è un pezzo di design tra i più famosi al mondo. Allora lì è stato emozionante per tutti, come lo sarà per Cleto. La mostra di Cleto si inaugura a Palazzo Amoroso, di cui parlavo, e sarà sabato mattina all'interno dell'Atelier Magma, che è un atelier che appunto ha portato avanti un progetto sociale sul tessile. Per te nella nostra diretta i saluti di Maurizio Tuminia, e salutiamo anche Marco Alduina, poi Chris Lozio, Sandro Menta, Roberto De Angelis, Giuseppe Ribaudo, ancora. E vi invitiamo a lasciare un messaggio al nostro 333-922-6000. Ricordiamo che gli incontri sono aperti, gratuiti, e dove possono seguirvi, dove possono trovarvi? Allora, c'è intanto l'aggiornamento sui social, quindi Instagram e Facebook. Noi pubblichiamo tutte le inaugurazioni della giornata, tutti gli eventi, e poi ovviamente c'è il programma che si può scaricare dal sito web designpalermo.com. Lo ricordiamo anche in radio, così ci salutiamo perché stiamo rientrando per un intervento insomma conclusivo anche prima della pubblicità, quindi facciamo tutto lì. Entriamo. Justin Timberlake, Nelly Furtado e Timbaland, 11:30 con primo blocco di Glitter People di venerdì 20 ottobre, un venerdì 20 ottobre estivo per la città di Palermo, però gli appuntamenti sono mostre, sono un po' da interni, e tra questi c'è l'importante rassegna I Design, l'undicesima edizione, con noi Daniela Brignone, che è la fondatrice e la curatrice. Abbiamo un po' esplorato il programma, raccontato quali sono i punti di forza. Mi piace quando fate esempi concreti, insomma, persino un marziano conosce il divano a forma di bocca, perché poi è un'arte quotidiana, un'arte che trovi nelle case. Il design è qualcosa di, è come il glitter, qualcosa di più, che rende speciale anche le piccole cose. È vero. Ricordiamo i vostri canali, e quindi ovviamente quelli più social, il sito ufficiale, e ricordiamo gli appuntamenti. I canali, dove vi troviamo, Daniela? Sì, non è l'audio. Allora, ci trovate sia sui social che sul sito web designpalermo.com. Idesignpalermo.com. Grazie mille. Grazie per essere state con noi. Un saluto e un abbraccio ad Alberto Samonà, che ci ha suggerito la notizia. E complimenti per l'idea e per questa undicesima edizione. Io forse sarò uno degli appuntamenti, quelli su invito, per incontrare l'artista Munari. Vi aspettiamo allora. Grazie Daniela. A presto. Adesso pausa caffè e poi saliamo sulla nuova Kona. Kona, Hyundai Kona. I consigli di Radio Inn. Benvenuti dove si respira solo aria di mare. Benvenuti al Sette Nodi, il fish restaurant che vi offre un viaggio di sapori come non avete mai provato. Immergetevi in un'esperienza di ricercatezza, gustando il pesce fresco preparato con maestria. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ci trovate in via Torre di Mondello 28. Prenotate al 380 685 58 25 per farvi trasportare dalla freschezza del mare e a godere dei sapori unici del Sette Nodi. Devo vendere casa, ma non so da dove iniziare.
Facile, pensa in Giallo. Hai detto Giallo. Esatto, se parli di Giallo, parli di Brava, l'immobiliare che mancava. Grazie a un metodo unico ed esclusivo, potrai vendere o acquistare casa senza fatica e in totale sicurezza. Fantastico! Dove si trova? In Via Libertà 80, una location esclusiva che si affaccia su un meraviglioso giardino. Ma non solo, potrai parcheggiare nei posti riservati ai clienti con ingresso in Via D'Annunzio. Ma allora è proprio l'agenzia che cercavo! L'immobiliare che mancava. Sfizi e Delizie, il posto giusto dove fare la spesa, ha dato vita ad uno spazio dedicato alla gastronomia, che prevede ogni giorno la preparazione di deliziosi piatti freschi e specialità locali. Da Sfizi e Delizie, pane fresco a qualsiasi ora. E poi la salumeria e un'eccellente macelleria con sfiziose di carne gustose e veloci. E ancora la rosticceria, la gelateria e un angolo dedicato ai dolci e alle torte. Sfizi e Delizie vi accoglierà con cordialità in via Imera 81 a Palermo. E vi fornirà, se vi occorre, un rapido e puntuale servizio a domicilio, anche ordinando online nel sito sfiziedeliziepalermo.com. Cogli l'occasione di un'avventura. Entro il 31 ottobre hai fino a 7.000 euro di vantaggi sulla gamma Subaru 4x4, benzina, ibrida o elettrica. Vieni a scoprirla da Playa di Auto, concessionaria ufficiale Subaru Sicilia, a Palermo, in Viale Regione Siciliana Nord-Ovest 2601, di fronte al motel Agip. Concessionaria ufficiale Subaru Sicilia, a Palermo, in Viale Regione Siciliana Nord-Ovest 2601, di fronte al motel Agip. Promo da paura da Catena Toys. Ancora una volta Catena si scatena. Acquistando due giocattoli e non solo, sul secondo meno caro verrà applicato il 30% di sconto. Ma non è finita qui. Scegliendone un terzo meno caro rispetto al primo e al secondo, verrà applicato lo sconto del 50%. La promo è valida fino al 29 ottobre 2023. Catena Toys ti aspetta nei suoi punti vendita di Palermo, Partinico, Mazara del Vallo, Alcamo e Gela. Scopri tutte le promo su catenatoys.it e sui social. Catena si scatena nel cuore di ogni bambino. Radio In. La voce della tua città. Ta-dam! Seconda parte della prima ora di Glitter People. Con oggi... noi Nadia Lobosco. Che è in studio, sì, Nadia. Che sta per entrare mentre si accomoda. Noi vediamo un po' il recap della giornata, anzi della serata, bellissimo evento. Anzi, è stato l'altro ieri, quindi siamo rilassate. Lo mostriamo subito su Facebook. Oggi mostriamo subito il video. Sì, non ci sono io. Siamo qui per la presentazione della Hyundai Kona, che è la nuova versione di Hyundai Kona, che è una auto eccellente sul segmento B, è un SUV compatto e che comunque ha tantissima tecnologia, un'innovazione tecnologica, è un'auto avventuristica, futuristica, che comunque non ha lasciato assolutamente la bellezza, le forme avvolgenti, belle e la sicurezza. È un'auto pure sicura, perché Hyundai investe tantissimo sia nella tecnologia sia nella sicurezza. La nostra concessionaria è presente da 1986 sulle piazze di Palermo. Noi siamo Mondo Auto, abbiamo due sedi di vendita, una in via Tascalanza 118 e l'altra in via Campania 41. Un'officina di 2000 metri quadrati che è sempre in via Regione Siciliana. Io dedico sempre i nostri successi. Anche questa serata, mio padre, che è il fondatore, senza il quale nessuno sarebbe qui. E dopodiché la mia famiglia, perché comunque la nostra è un'azienda familiare, ci sono i miei fratelli, c'è anche mio figlio in terza generazione, e poi io reputo i miei collaboratori anche la mia famiglia allargata, quindi sono qui con me, è un gruppo unito. E quindi ringrazio tutto il mio team. Abbiamo organizzato la presentazione della nuova Kona, una nuova macchina tutta tecnologica, però sicuramente tanta bella gente, una location splendida quale Villa Sito, con una serata ci divertiremo e saremo molto allegri.
Ringraziamo la famiglia Lo Bosco per questa splendida serata, per la presentazione della nuova Hyundai Kona. La vettura ha molte caratteristiche innovative, a partire dal design che è molto molto innovativo con questa firma LED anteriore, ma Hyundai ha lavorato molto sulla piattaforma della vettura, che nasce per essere una vettura elettrica ma che dispone di tutte le motorizzazioni, dal benzina al mild hybrid al full hybrid, e poi naturalmente il full electric, che è il nostro punto di diamante. Internamente abbiamo lavorato per dare grande spazio all'abitabilità e anche al bagagliaio posteriore, che è molto più grande rispetto alla precedente versione, tant'è che spesso noi parliamo di SUV, ma in realtà la macchina dà l'impressione di essere una vettura molto più grande, che strizza l'occhio anche a un segmento più grande qual è il C-SUV. La macchina è completa di tutti quanti gli optional, come soprattutto sulla sicurezza, come tutta la famiglia Hyundai ha i sistemi di sicurezza all'avanguardia, qual è la frenata emergenza, il mantenimento della carreggiata e anche il cruise control adattivo, che consente quindi una guida quasi autonoma, tutti gli effetti una guida semi-autonoma. Quindi invito tutti a venire a provare in concessionaria alla Mondo Auto e vi aspettiamo numerosi. Vi aspettiamo. Presto. Io ci sarò 11:38. Chi c'è stato al super party, exclusive party? Party glitterato, party fortunato. Siamo stati a Villa Sito e siamo qui per raccontarlo. Eh sì. Le auto, com'è, donne e motori, l'hai sentita di Giorgia Meloni che ha silurato il baby, l'ha parcheggiato. Baby boy. Siamo con una donna fortissima, una donna in gamba a livello della Meloni, una donna che peraltro brilla in un settore di uomini. Stiamo parlando di Nadia Lo Bosco, Mondo Auto. Hyundai, tu sei qui, tu sei in questo settore da quando? Perché ci sei cresciuta. Eh sì, intanto ciao a tutti. Bentrovata, buongiorno. Sì, ci sono cresciuta, ma intanto, scusate, devo farvi complimenti. Io mi aspettavo di trovare, intanto due donne in gambissima. Grazie mille. Mi aspettavo di trovare un luogo chiuso, sotterraneo, o comunque, arriviamo qua. Qua tredicesimo... il patron Naselli ci fa volare dal tredicesimo piano. Con una vista meravigliosa. Ma sai, quindi... che serve il tredicesimo piano? Perché quando Sara fa battute di quelle terribili, uno dice, vabbè, l'alternativa ce l'ho. Eppure io ti faccio volare. Mi fai volare? Una vista sul porto è unica. Tra l'altro il porto che, in questo momento è anche molto in voga. Non vedo l'ora di andare. Intanto un bacio ad Antonella, che dice, questa donna bella fuori e dentro con un sorriso straordinario. Ciao tesoro, presente al party. Maurizio Duminia dice, donne motori, guai e dolori. Non è sempre così, sfatiamo non questo mito. Sfatiamolo. Allora ti dico quando sono i dolori, Sara Priolo. Quando tu vai in macchina con Nadia, non in città. Perché io che sono una passolona che in Vespa faccio tutta la scippatrice del borgo, quindi mi sono in gamba, ma poi in macchina sono nonna Pina. Come bello passeggiare. Eravamo con lei in provincia, quindi nelle strade libere. Io ho fatto 3 volte il segno della croce. Mi sono tenuta. No, niente. Ha il piedino veloce, pesante però bravo. No, ragazzi, con l'auto elettrica tu pensi e vai, perché pigi il pedale e subito immediatamente raggiungi va da sola, dico 4 secondi e mezzo raggiungi 100 km orari. Poi se corri non te ne accorgi. E poi me ne sono accorta che correvo perché lei aveva i capelli così e diceva, aiuto, ho i capelli spiegati ai poltrone per avere la stabilità. Vabbè, ma guidi con i tacchi? sì hai visto. Certo, si può. Allora, una bella festa. E tra l'altro Nadia era in omaggio, spero, a noi glitter nel top e nell'ombretto. Solo io noto gli ombretti degli altri. La mia amica, quando mi vuole fare contenta, si mette l'ombretto glitterato. Oggi abbiamo concentrato l'attenzione ne parleremo. Su questa collanina. Io sono sobria. Molto sobria. Però sei color magenta come il logo. Glitter Sicilia. Ho visto i colori di sfondo, ho detto, aspetta, mi devo mettere qualcosa comunque che normalmente infatti noi evitiamo il nero, che tende a farci sparire. Però oggi la collana voleva essere collana, per cui sbaciucchiamo Marzia, ne parleremo. Com'è andato questo party? Molto, dove è stato? Il party è stato a Villa Zito, in una temperatura, Sara, che non ti sto a dire, perché proprio eravamo in piena estate. Però non si soffriva dal caldo, fortunatamente. Fallo pure a metà ottobre.
labbra. Si soffriva un minuto. Dunque, c'era io i capelli, avevo fatto la piega un'oretta prima, praticamente mi sono ritrovata, infatti nelle foto, nel video, forse si vede, a un certo punto vedo lievitare. La capisco, capelli. L'effetto umidità. Effetto umidità è per noi è una cosa umida. Tipica. Vabbè, poi oggi abbiamo... la sposa, eri emozionata, per cui... anche, è vero. Sì, è comunque vero. Anche oggi abbiamo 31 gradi. Lo dico per la cronaca, giusto? Non inferire, per... sai, Priolo, tu sai che io sono... Non vedo l'ora. La colpa è mia, la colpa è mia. Sarò in un periodo con stelle contrarie, perché non vedo l'ora di stare sotto il piumone. Niente, non capiterà più. L'inverno salta quest'anno direttamente. Ora ricominciamo con i tuffi in piscina. Non possiamo non citare l'artefice del party. Dico, voi siete i committenti. Ma la mia Amalia Giordano. Anche perché se no sapete che io sono vittima di pene corporali, vengo maltrattata. Aiutatemi, aiutatemi. Super Amalia. Dolcissima, Super Amalia con la sua selezione, con le persone giuste. Mm-hmm. È stato un party molto piacevole. Sta chic. Chiaramente la Kona. Che cos'ha? Io non ne capisco niente. E perché di si macchine. Chiama così? Perché no, la cosa bella di questa macchina è che tu sei piccolina, Sara. Allora, Supercar era un telefilm anni 80. Pensa lui, molto pensa famo- lui. No, ma io sotto i 16 non li guardo neanche. Non è vero, non sono neanche. No, una macchina, le macchine sono una volta 16, Silvia. Sì, parlo 22, 22. Vabbè, sì, vabbè, comunque sono passati 22, come Silvia, no, no, dai. Sì, 22. Ah, come me. Come ieri Francesco Gottoso, ho 22, quasi 21. Quando hanno davvero 22 anni mi fanno una tenerezza infinita. Abbiamo la musica The Weeknd, non a caso si parlava di Weeknd, presentazione di questa super auto intanto su Facebook con le foto e insomma, la scheda tecnica. Canadia. Dai, sì. Vogliamo sapere tutto. Vai, le vai. Macchine moderne o sono enormi o sono super tecnologiche. Però ci piacciono. E infatti una volta, tempo fa, feci una considerazione ad un semaforo. Io con la Vespa che era per adesso ha fatto macchiaggio. Col tuo casco rosa. Quello precedente, prima del furto. Adesso ha fatto un macchiaggio, per cui con attenzione, perché se la sistemi troppo se la rubano, certo. Già se la rubano così. Ma era veramente messa male, come solo io so farla diventare. Mi fermo al semaforo e c'era una signora dentro una macchina grande quanto un monovano, con una luce soffusa sul celeste all'interno, mm-hmm. che si guardava allo specchietto mentre parlava al telefono hand free, quindi probabilmente con un impianto, e ho detto, quella è una signora, io non lo sarò mai. Sì, ma tu neanche se ti impegnasse. No, no, io in macchina potrei fare una strage, avrei molti più avvisi di garanzia di quelli che ho. No, io ti vedo in un'auto tutta decappottabile. Dimmi. Però vetri oscurati, così non vediamo quello che combina. No, decappottabile sono. Guarda, no, per io speciale sono per te. Io sono alla luce del sole, anzi, troppo. Però i vetri oscurati servono. Mi piace questo gioco, mi piace. Quindi, che auto vi vede? Ti vedo in una bella. Auto, piccoletta sì, sportiva, piccola, ma sportiva, elegante. Elegante, ma anche molto free, molto free, libera, alla molto grande. Open. Ma era uno dei miei desideri, prima di capire che sono negata. Io da piccola volevo la Saab Cabrio, mio padre diceva bella la Saab, una bella macchina. Stiamo parlando degli anni bella, 90, bella. Insomma, fine anni 90, io, ma mi piacerebbe questa, una delle macchine più sicure, la Saab era favolosa. Sì, ma lo capisci che è gigante, che molto. Io sono una specie di ciospettini, anche se vedo pure ciospettini su auto importanti, sì, non importa la dimensione. Vabbè, ma adesso ci sono i sistemi, diciamo, di i sedili che si alzano, certo. Ti fanno, dominano un po', quindi insomma. Raccontaci il mondo delle auto da quando sei cresciuta adesso, è la prima cambiato. Volta che sei andata in concessionaria da papà? Te ne fregava qualche cosa o eri per le Barbie? No, mai stata per le Barbie. Diciamo che è sempre stato un mondo che mi ha incuriosito, mi ha questa brutta sgommata significa che stiamo passando in FM. Mi piace sgommata in termine tecnico. Sì, anche se sa un po' di vabbè, mi ha incuriosito, ma sono Blinding Lights, 11:46. The Weeknd, Blinding Lights, già il weekend l'abbiamo anticipato perché io ho avuto prima l'evento Hyundai a Villazzito, poi ieri la mostra di cui abbiamo parlato all'inizio, e allora parliamo dell'evento di Villazzito. Ecco. Con noi c'è colei che l'ha realizzato, colei che l'ha reso possibile, Nadia Lobosco, della famiglia Lobosco che a Palermo è mondo auto da metà degli anni 80. Sì, 1986. E stavamo proprio facendoci i fatti di Nadia, perché tu pensavi di fare un'intervista commerciale.
no, noi vogliamo farci fatti tuoi. Volevo sapere. È un salotto di letterato. Sì, Curtiglio è l'anima della. Siamo pronti. Quando sei entrata in concessionaria la prima volta, e che bambina eri? Se era una bambina, ti dicevo, da Barbie, bambole, o già avendo in famiglia questo target? Beh, intanto sicuramente da bimba è sempre molto femminile, perché comunque non dico le Barbie, però comunque l'interesse è comunque c'è sempre stato, ma con una grande curiosità nel mondo delle auto, in particolare sulle auto, poi che comunque ti danno, ero affascinata dalle auto sportive, da quelle auto che ti danno comunque quella velocità, quel brividino, quel brio. Sicuramente per una l'ideale è sempre stata la Ferrari, quindi quell'auto comunque che è il per poco di buttare. E quindi comunque insomma la curiosità, e poi pian piano mi sono integrata in azienda, essendo sono la più grande dei figli, quindi comunque sono stata la prima che ha fatto la gavetta, l'esperienza in azienda, e dando immediatamente la come la prendevano, essendo la figlia del capo, il fatto che c'era una donna? Io ero piuttosto degli altri, perché mi mettevo lì ho iniziato facendo tutti i ruoli, un po' all'americana, ecco, quindi iniziai con lato officina, quindi con le varie commesse, osservando i vari tagliandi. Certo non ero io la meccanica, però comunque ero lì a interessarmi. Domanda curiosa, se ti si buca una ruota o se si ferma la macchina, tu apri il cofano, Bianca. Ecco, l'altro giorno io ho toccato un livello di femminismo che se c'erano quelle arraggiate mi impiccavano in piena piazza. Villa antica, viottolo che sembrava di campagna pur essendo appartando a Mondello, e un camion blocca la strada, dovevo fare marcia indietro, sono scesa, ho detto al camionista: ora me la giri tu, grazie. è giusto così. No, vabbè, è per forza. Marcia indietro, col viottolo di campagna. Arrivavano tre macchine. Parliamo di questo nuovo modello, un incrocio tra futuro e anche passato, dopo la pausa a caffè. I consigli di Radio In. Ciao, io parto per la spesa. Da quando ho scoperto Prezzemolo e Vitale, la spesa è uno spasso. Un viaggio entusiasmante tra sapori unici, bio, chilometro zero, il meglio di Sicilia, d'Italia e del mondo, e senza allontanarmi dal mio quartiere. E posso viaggiare anche online su prezzemoloevitale.it. Più comodo di così. Vieni da Prezzemolo e Vitale. Parti per la spesa. Facciamo un gioco, vediamo se indovini. È tonda? È la luna? No! È tonda e gustosa? È la frittata? No! È tonda, gustosa e colorata! Ho capito, è la pizza! No! È tonda, gustosa, colorata, croccante, profumata, insomma, deliziosa! Ma certo, è la pizza di Mastro Nicola! Indovinato! E il premio? Stasera ti porto da Mastro Nicola! Mastro Nicola, qualcosa in più di una semplice pizza! Mastro Nicola, la pizza artigiana, in via Venezia 71 e ora anche in viale Strasburgo 384 a Palermo. La bellezza è un gioiello prezioso che cela in sé una storia singolare e un'emozione senza tempo. La bellezza oggi risiede da Natravolta, la gioielleria che dona nuova vita a creazioni uniche dal fascino senza eguali. Ti aspettiamo nel nostro store in Piazza Leoni 33 a Palermo per vivere insieme le storie raccontate dai nostri gioielli. Gioielleria Natravolta, il luogo in cui ogni gioiello è una storia unica. Visita il sito www.natravolta.com. Radio In. La voce della tua città. Entrambe collegate. Eccoci su Facebook sempre con Nadia. Mostriamo qualche foto, Marco, dell'evento, ma anche dell'auto soprattutto. Dicevamo un incrocio tra futuro, ma anche un po' nostalgia del passato. Sì, quello è un po' lo spot che è stato ambientato. È tanto carino, perché da poi appena ho sentito parlare di Icona e di Hyundai, cioè di Hyundai con lei già ne ero abituata, ma di Icona per la prima volta, poi l'ho trovata dovunque, è chiaro. E mi è passata davanti in televisione, mi è passata sui social.
Mall, quindi l'ho visto tante volte. Lo spot è un ragazzino che dentro un tubo di cartone gioca con un'auto che poi va però in una galleria vera. Io amo gli spot delle auto. E arrivano anche i draghi alati e i cavalieri medievali, quindi più nel futuro vai, più però hai voglia di recuperare il passato, ed è molto romantico. Foto arrivate, le spediamo anche per la pubblicazione, facciamo un effetto. Brava Sara Priolo, lei dice che io la sfrutto e la maltratto, ma appena ti apri un sindacato Priolo abbiamo chiuso. No vabbè, dobbiamo fare sempre un po' di share, come sapete, ogni venerdì dobbiamo... No, anche perché non abbiamo litigato venerdì scorso, abbiamo gli arretrati. No, io ho litigato, Marco, ti ricordi, venerdì scorso? Con chi litiga in mia assenza questa ragazzina? Abbiamo litigato con Skype. In che senso? È arrivato il signor Skype? In persona, guarda... Ma magari fosse venuto, guarda. Comunque in questo minuto appunto... È vero, non è andata la diretta se venerdì scorso. Esatto, abbiamo svegliato gli altarini. Perché quando non ci sono io non deve crescere più l'erba. Esatto, questa ma è l'energia. Detto, pensa se c'era Mirri. Esatto. Una pazza. Potevamo chiudere. Esatto, ma proprio in bottega. Infatti la fama è bacurca. No. È l'energia. Comunque perché si chiama Kona? Ero curiosa di scoprirlo, ho detto Nadia, raccontiamolo. Forse perché un'icona, no, scherzo, gioco di parole. Anche perché allora, loro sono giapponesi. Coreani. Coreani sono forti, anche nella skincare sì. I coreani. Si chiama Kona, ma così come tutti i modelli di casa Hyundai scelgono delle località. In questo caso Kona è una località della Hawaii, famosa per il famoso Iron Man, che è quelle attività multiple più di una volta abbiamo ospitato bene, e quindi diciamo che la Kona rappresenta anche queste attività. Fighissimo un punto di vista, cioè per me la stanchezza sarebbe folle, io sono più da aperitivi, ecco. E così entriamo in FM per un bel intervento, insomma, che poi ci porta alle 12. E sarà anche quello conclusivo, diciamo, sommato? Sì. Esatto, perfetto. Milvia, no, tu non mi meriti. Non mi meriti, no. Non ci meriti, non mi meriti, Milvia, no. Mi esatto, dispiace. Come dice Emma. Diciamolo, non ci meriti, no. Aspettavo questa frase finale. Faccio un passetto indietro. Emma è più litigiosa di me, ci vuole coraggio. Emma, comunque, pagina Milano a Scrocco, è stata ospitata dai ragazzi di questa community. Com'è? A Scrocco, Milano a Scrocco, e quindi le hanno offerto un aperitivo. Questi ragazzi vanno in giro per Milano scroccando. Ah. Ed è una community su Instagram abbastanza... Bella gente. Bella gente. Sai quanti ne conosco? Parti più blindato. Pubblico, almeno. Il party più blindato e con Amalia che è leggerissima in questo, gli scrocconi di Palermo trovano sempre comunque il modo di infilarsi per gli eventi pubblici, cioè resi pubblici su social, poi c'è la lista, però no, guarda, io ho ringraziato per l'invito, mi hanno chiamato sui social da me un giorno prima, due giorni prima, mi hanno chiamata tutte e due, Nati prego, per evitare che si diffondesse la notizia prima dell'evento, nonostante tutto blindata ci sono sempre, ma come fanno? È un'arte. Ma veramente è un'arte, io facendo questo mestiere ormai da X anni, non lo diciamo, alla fine sì, quando sai, tipo io i camerieri di Natale giunta, è una cosa che... puoi capire il rispetto, perché ognuno di noi è lì per lavoro. Certo. I butta fuori, tu sviluppi amicizie di lavoro trasversale che ti vedi sempre e ti salvi. Ma non possono pensare agli scrocconi di Palermo, siccome ci vediamo negli stessi posti, siamo amici. Perché voi venite là per bere e per mangiare. E invece nel frattempo si presentano, in questo caso, anche nuovi modelli come la Kona, no? Di cui stavamo parlando. Modelli in cui, vabbè, io che sono una che ho bisogno dell'immaginario, mi sono esaltata soltanto con la striscia LED, quella stile supercar, però è gialla, non è rossa, e anche il cruscotto dietro è rossa. Non me l'avete girata la macchina. Vedi, e c'è anche dettagli. Un cruscotto molto innovativo, però come raccontava Mazzara, il district manager di Hyundai, ci sono tanti accorgimenti. Tu come sei? Una tecnica o una che va alla sostanza delle macchine? Entrambe. Tu la provi la macchina prima di... Sì. Raccontami le emozioni di una che con tacco, trucco perfetto, capelli sistemati, si mette in macchina e guida. E la deve guida. Provare, perché se la devi provare. Guarda, per piacere, per venderla, il massimo dell'esperienza della prova, proprio la devo fare con mio fratello Massimo. Guarda,
capelli così, però ti fa gustare l'altro. Tosto pure, è giusto, è giusto. Io provarlo. Mi levo, guarda, dove chi è meglio di me, insomma, lui è veramente bravo. Bisogna fare una prova, prenotare una prova test drive con mio fratello Massimo. Che dici? Dovrete no, farlo. Mia, io mi spavento pure, pure dopo una partita padel, così già sei. No. Comunque qui leggo non è anche tra i miei talenti. Enorme potenziale della tecnologia. Dove siamo arrivati, Nadia? Cosa accade adesso nelle nuove auto? Il caffè lo fanno? Le nuove auto volano. Già. Sarebbe guarda. Bello a Palermo perché. Scusate, ma volano dove? Che ci sono 20 centimetri di. Come fate nel traffico? Già, la tecnologia è avanti. Sicuramente sia dal punto di vista delle. Sappiamo che c'è elettrico sicuramente per per l'alimentazione, ma è anche, ci sono anche le auto a idrogeno. Hyundai, ad esempio, ha la Nexo già da parecchio tempo, è già in commercio la macchina di idrogeno. Quella è veramente non scusami, dove si ricarica la macchina di idrogeno? È in questo momento al nord Italia, ci sono soltanto degli impianti di ricarica. Mi auguro che si diffonda anche questa tecnologia, perché questa è importante. Quindi, in alternativa alla benzina, l'elettrico è ormai un concetto. L'elettrico è sicuramente vicino, è l'ibrido in particolare in questo periodo. Poi l'ibrido significa che tutte e due? Entrambi, sì, ci sono. E tu puoi scegliere, sì. Se si scarica l'ibrido. La macchina. No, poi hai sempre la benzina, o il diesel, c'è anche il diesel. Esatto, due possibilità. Sì, la vedo molto attuale, ma la vedo anche attuale chi ha la possibilità di farlo. Esempio, chi ha un'autonomia, una villetta e anche la possibilità di mettere i pannelli. Ma pannelli così ancora, è proprio a costo zero. Noi abbiamo una divisione proprio che segue il cliente in queste fasi anche di consulenza, che ti permette, e con la colonnina installata, di essere autonomo al 100%. Come il telefonino, lo carichi la notte. Certo, sì. In città teniamo più colonnine, ovviamente, quindi però nel corso di questi anni dovrebbero insomma aumentare. Guarda, una casualmente è davanti alla loro concessionaria in Viale Campania. Beh, ovvio, direi, infatti. Ma poi ne abbiamo due all'interno noi, comunque, che ti rendono anche autonomo su questo. Vabbè, dico, non sarà come la mia Vespa che si è rotto l'indicatore della benzina 20 anni fa e quindi io non so quando sta per finire. A te piace soffrire, vedi? Peraltro, c'era un indicatore rosso che ogni tanto spuntava. Me l'hanno ridipinto pure, quindi non c'è verso. Prima o poi anche noi questo passaggio, anche perché l'elettrico è sempre più vicino, ormai è una filosofia, ovviamente per l'impatto ambientale, poi tante ovviamente etiche, no? Sì, infatti è una macchina che rispetta anche questo, dice tu la compri ma sai che stai facendo del bene all'ambiente. Sì. Al di là che ti senti figa perché c'hai tutti i dispositivi che ti fanno sentire. Poi comandi spesso comodo. Con un'app del telefono, controlli tutto, vedi. Guarda, è favoloso. E si aggiorna anche come il telefonino. Sì, guarda, è fantastico. Io non mi hai detto l'ultima. Qual è la domanda? Qual è l'auto che ti come scegli un'auto? Ah, come scegli un'auto? Intanto le cambi come gli abiti? per me è essenziale, come se tu fossi avessi un negozio, diciamo, di abiti, è normale cambi. Dicono, è impossibile scegliere, dicono. Dall'altra parte del vetro, immagino. Per me è sicuramente da provare, perché devi provare comunque vari modelli e quindi anche essere sicura di quello che poi consigli ai clienti. A proposito degli scroccoli, ma capita quello che viene soltanto per provare la macchina, che capisci che non la comprerà mai, ma vuole farsi qualcuno, il giro. Sì, vabbè, sì, certo, per curiosità questi vengono. Tipo, c'è gente che va a vedere le case, per il piacere di vedere le case, non le compra, non le potrà mai comprare. Il tempo è denaro, però. Sì, ci sono anche i concorrenti che girano per sgravare. Soprattutto il tempo degli altri. Beh, anche denaro. Di questa festa che ti porti dentro? Intanto Luca Lobosco, lo ringraziamo, lo salutiamo. Ciao Luca, ciao Jenny. Ragazze stupende, Jennifer. Fantastica. Amalia, Giordano anche Milazzito, sempre ospitale. Manola elegantissima. DJ. Io raccontavo, diciamo, a Manola che poi ci siamo calmate a fine serata, ci siamo sedute un po' tutte. Relax. Lei è psicologa, non è DJ, perché lei interpreta il target, interpreta il parterre e adegua la musica, cioè È così, la musica influenza e quindi in questo caso va contestualizzata. Io ho visto in tanto tempo che la frequento 10 Manole diverse. Vero. E poi l'ultima, finisce la serata, lei figa tutto il competitivo, se avete visto. Dopodiché io mi giro un attimo perché stavamo parlando con Amalia, mi giro e mi trovo una ragazza altissima con una magliettina bianca e pantaloncini tutti. E le scarpe basse. Chi è? No, sei tu. L'altra versione, l'altra delle tante. Fantastico. Vabbè, io pure vengo tutta sistemata. Se mi vedi a casa sono con la magliettina e il pinzettone. Ma subito dopo era favolosa. Nadia,
ci salutiamo ricordando ovviamente i vostri indirizzi. Ovviamente su Glitter del numero che sta uscendo, beh, a casa lo scrivo, ci sarà il party con tutti gli eventi, chi c'era, chi non c'era, qualcosa si intravede nel video, e poi Hyundai sponsor di Glitter per il prossimo mese. Oh yes. Ricordiamo dove vi trovate. Allora, siamo in via Toscalanza 116, subito dopo Villa Sarana, e poi via Le Campagne. Via Le Campagne, quello di cui parlavamo, della colonnina. Perfetto. Colonnina. Noi ci conosciamo da quando io ero piccola, biondina, al Giornale di Sicilia, e mi mandarono, sì, a fare un pezzo di auto. Io dicevo, mamma mia. Vedi dove ti ha portato quando quest'auto? E c'era Corini ospite. No, fantastico. Ah, che si faceva fare un Corini. Martino, grande, Nadia, sei una super donna. Concludiamo così, grazie, la nostra prima ora, e torniamo tra poco dopo super le notizie voi del giorno. Radio In, Radio In News, News, Radio In News. Bentrovati dalla redazione. Le forze armate di Israele continuano a prepararsi per la prossima fase della guerra, lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari riferendosi a un ingresso di forze di terra a Gaza. Il numero accertato di soldati caduti in combattimento è di 306. Gli ostaggi, ha precisato, sono 203, i dispersi oltre 100. Secondo l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, qualsiasi escalation dell'azione militare israeliana a Gaza sarà catastrofica per la popolazione. Intanto resterà chiuso il valico di Rafah tra l'Egitto e la striscia di Gaza, che oggi sarebbe dovuto essere riaperto per il passaggio degli aiuti umanitari alla popolazione dell'enclave palestinese. Lo riferisce la CNN citando fonti americane ben informate e secondo le quali la situazione al confine resta instabile. Sono una ventina i camion con aiuti umanitari che oggi sarebbero dovuti entrare nella striscia di Gaza, ma non scommetterei soldi sui camion che transiteranno domani, ha detto una fonte citata dalla CNN. La premier Giorgia Meloni ha annunciato con un post sui suoi profili social la fine della relazione con il compagno Andrea Gianbruno. La mia relazione con Andrea Gianbruno, durata quasi 10 anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra, ha scritto la Presidente del Consiglio, pubblicando anche una foto con Gianbruno e la figlia. Nelle scorse ore il giornalista era finito al centro delle polemiche per alcuni fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia. Veniamo alla cronaca italiana. Emergono nuovi elementi sulla morte di Stefano Dal Corso, che fu trovato impiccato in cella nel carcere di Massama di Oristano il 12 ottobre 2022, e la sua morte fu archiviata come suicidio. Ma i nuovi elementi modificano la versione ufficiale. Un audio e alcune testimonianze fanno venire a galla informazioni che lasciano intravedere un nuovo caso Cucchi. L'indagine sul caso quindi è stata riaperta. Il 42enne potrebbe essere stato picchiato e strangolato. L'Italia è la patria dei NEET, quei giovani che non studiano né lavorano. Nella fascia di età 18-24 anni, ben il 27,1% dei nostri connazionali risulta inattivo su tutta la linea, un dato nettamente superiore alla media dei paesi OCSE, dove sono il 16%, e a quella dell'Unione Europea, 14,2%, e molto distante e negativo da quello dei principali stati europei. La più vicina a noi è la Spagna con il 20,3%, la Francia al 17,1%, il Regno Unito al 13,4%, la Germania solamente al 10%. Calcio scommesse, la FIGC ieri ha ufficializzato il patteggiamento con Fagioli, dunque da oggi partono i 7 mesi di squalifica. Teoricamente potrebbe giocare Juventus Monza, l'ultima di campionato. La Juventus dà pieno appoggio a Nicolò, convinti che affronterà percorso terapeutico con responsabilità. Intanto la Procura di Torino si prepara a sentire Nicolò Zaniolo, la cui audizione però non dovrebbe essere questa settimana. Lo psichiatra al quale si è affidato invece Tonali ha spiegato che vuole affrontare il problema in modo definitivo. Per ora è tutto, a più tardi.
E Colletto non ti ha scritto? Cosa? Sei saltato in aria. Colletto non ti ha scritto? Marco, devi saltare in cioè, aria. Cioè, non ti ha mai scritto? No. Per aria. Non ti ha mai scritto? Yep. Non ho capito. Siete in diretta. Ah! Ah, eccoci, niente. Io, guarda, presi dall'euforia degli ospiti di oggi, non mi sono fermato un secondo, ma salutiamo Teresa Di Fresco. Scrive buongiorno, ciao sì, Teresa, ecco, ci scrive sempre con corner, tanto Martino affetto. Costa, corner. Nadia sei una super donna, la nostra... Esatto, pubblicità, torniamo tra poco. I consigli di Radio In. Nuova Sicilia Auto a Palermo è sinonimo di qualità con Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Jeep. E ora a Trapani una nuova Maison con Citroën e Opel. Venite a trovarci in via Libica 2 a Trapani e scoprirete la vostra auto ideale. Nuova Sicilia Auto, la concessionaria con una marcia in più. Un PC portatile per lo smart working? O un robot da cucina a 1000 usi? Una splendida TV 4K? O un frigorifero più grande? Un nuovo smartphone? O una bicicletta elettrica? Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice! Vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli 8 punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? eCampus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora eCampus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. eCampus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Radio In. La voce della tua città. Ma oggi sei completamente out. Allora, out, alzati, facciamo vedere questo collo. Com'è? Come si nota? Abbastanza in evidenza. Questo è un altro furto, perché prima mi limitavo a rubare foto agli ospiti, invece adesso rubo idee per diventare glitter ogni venerdì mattina. Che cosa non faccio io per farti felice, Sara Priolo? Rubata la mia amica Marzia, le fotine viste sui social. Beh, che fisico Marzia, come lei sempre. L'ha abbinato a un abito pure lei, noi pure nere eleganti sono. Questo, guarda che bella, un bel primo piano, che bello, stupendo. L'ho visto infatti sui social, perché lei è super attiva. Di foglie che poi sono leggerissime, perché sono, come si dice, tipo grigliate, tipo rete. Sì, esatto. E quindi anche questo venerdì è firmato Madì dalla nostra Marzia, e ci piace. Bello, bellissimo. Belle, bellissime. Ricordavate le collane alla schiava? Le abbiamo definite in diversi modi nel frattempo che... Ma oggi abbiamo questa collana. Come viene definito il modello? Non lo so, sembra uno chandelier floreale. Sì, floreale ovviamente. Una cascata di petali. A volte basta poco, soprattutto la semplicità. Un outfit semplice. E poi è leggerissimo. Leggerissimo. Poi un tocco di un gioiello o anche di un accessorio particolare e sei pronta. Vediamo, il tuo va a finire in posti bui, Sara. Infatti immaginavo proprio quest'abito, perché così lo chandelier. Io invece mi sono arrampicata stamattina dopo aver fatto i compiti con Lulu, lasciato a scuola. Ho detto questo, vabbè prendo questo. Vabbè, comunque. Il nero sì, lo fa risaltare. La pelle l'avrebbe fatto più sexy. Anche un bel bianco, devo dire, oppure colori tenui, tipo un rosa antico. Ma no, il bianco l'altra volta l'abbiamo usato. A chi sta bene, anche un bronzo con questa collana dorata. Che spezza molto, si crea proprio una bella sintonia. Chiedo alla regia se lo chef Colletto si è fatto sentire, perché mi ha chiamato, ma io non posso rispondere in questo momento. Nel frattempo abbiamo i due brothers, giusto? The Blues Brothers. Non sono i Blues Brothers, ma sono i fratelli Grimm.
Scherzo, sorce. Stavo prendendo il pezzo del loro premio. Giorgio e Filippo Sorce sono cresciuti in una famiglia dove la mamma, la nonna e anche il nonno e papà cucinavano a casa, dove l'orto dietro casa dava e dà i suoi frutti, dove la ricotta arrivava con il siero caldo dalle 20 pecore del nonno. E tuttora nonno Giorgio, che ha lo stesso nome di uno dei due ospiti, accudisce le pecore e trasforma il loro latte. Ci sono? Che meraviglia. Buongiorno, ci sentite? Ci vedete bene? Dite. Brothers, benvenuti. Chi è Giorgio? Chi è Filippo? Uffa, voglio la pizza. Facciamo tutta. Vi aspetto in studio per questo. E queste sono truffe. Quando gli ospiti sono a distanza... La volevo. Ma almeno fateci sentire l'odore. Mamma mia, il profumo, altro che... Comunque, da quanto tempo impastate? Da 16 anni. Non poco, direi. Li sentiamo male, può essere, o sono io? Un pochettino. Proviamo però a resistere, vediamo come va questo primo collegamento, perché come sapete noi facciamo Switch Facebook, Switch Radio, quindi entriamo in radio, proviamo a parlare, a risalutarci lì, vediamo no, perché come quando va. Il collegamento va a singhiozzo è la connessione. Vogliamo chiudere e riaccendere? Non lo so, chiedo alla regia che consigli. Rientriamo in FM. Oh, yes. Vasco Rossi, 12:14 in questo venerdì 20 ottobre, seconda ora ricca di gusto perché siamo in compagnia di due fratelli, quindi un po' famiglia, un po' l'amore appunto non soltanto tra due fratelli ma per la pizza. Siamo con Giorgio e Filippo, con l'Ettore, l'altro, della pizzeria Sorce, della pizzeria Sitari di Agrigento. E loro che cosa hanno in comune con questo blocco, questa parte di Glitter People dedicata alla buona cucina? Sono stati tutti premiati dal Gambero Rosso. Mamma mia, meraviglia. Voi in particolare perché cosa l'avete? No, non ci sono. Stanno per arrivare. Dezz'Amore è la loro. No, di Dezz'Amore è la prima, con lo chef che ancora non riusciamo a contattare. Loro fanno parte dei pizzaioli premiati dal Gambero Rosso durante la presentazione della Guida Pizzeria d'Italia 2024. E la famiglia Sorce ha ricevuto il premio speciale Pizza e Territorio. Dicevamo delle loro origini, del fatto che c'era l'orto in casa e c'è ancora, delle pecore che c'erano e ci sono ancora, e che il fatto che il territorio per loro è il quotidiano. Vanno personalmente a scegliere i prodotti, fanno accordi con i produttori locali, suggellando patti con l'uomo e il territorio. Cercano di ricreare nelle pizze armonie e contrasti che raccontano la Sicilia e la provincia di Agrigento, cercando di portare avanti una tradizione da uomini contemporanei. Come la macchina di prima, che era tutta moderna, tra futuro però attaccata. È passato, esatto. È pronto, 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 ci sentite? Vi vediamo in collegamento, adesso mi sa che pizzeria Sitari o Sitari? Ah, c'è anche, siamo riusciti a recuperare anche Dezz'Amore, lo chef Colletto. Ci siamo conosciuti adesso. Ma voi siete amici o siete soltanto accomunati da avere vinto il premio? Fratelli. Buongiorno a tutti. Lo so. Buongiorno. Che voi due siete fratelli. Voi sì, chiaro, ovviamente. Il video è diviso in tre, ci siamo io e Sara. Yes. I brothers e l'altro chef che si ci ha raggiunti. Comunque noi con Giuseppe non siamo solo fratelli, siamo come dei fratelli. Ah, quindi non eri, hai colto la domanda, mi fa piacere. Perché voi insieme riuscite a rappresentare un territorio. Esatto, noi portando avanti la partita di Agrigento, perché non è l'ultima partita di Agrigento che è. Giuseppe, qual è il tuo cavallo di battaglia? E tu come i ragazzi sei in cucina da sempre? No, con i ragazzi è da 5 anni che abbiamo iniziato questa grande collaborazione. Secondo me il cavallo di battaglia di Giuseppe è il pistacchio, giusto? Ha studiato la priori. Sì, sì. E il pistacchio non sbaglia mai. È molto pop, però non stanca. Io lo amo. Eh sì, anche perché se assaggia quello del Raffadali, che è diventato da poco, vabbè, innamora vabbè, certo. È quello vero. Che poi magari c'è il rischio che sia proprio quello di Raffadali una volta che siete là. Il mio amico Natale Giunta, che è uno spiritoso oltre che instancabile, dice sempre che Raffadali, per come ne parla, dovrebbe essere la California perlomeno. No. È un pistacchio che è veramente odio.
Ottimo, ottimo. Sì, però dico, siccome tutti dicono di comprare il pistacchio di Raffadali e di utilizzarlo, non credo che sia così grande Raffadali. La produzione ce l'hanno. Ma la produzione c'è abbastanza comunque. Bene, allora vogliamo credere nella buona fede di tutti quelli che dicono che il pistacchio di Raffadali comunque a noi fa piacere, perché significa che è un'eccellenza. Ma sì, nostra, sì. Viene considerata un momento di vanto per tutta Italia e per il resto della Sicilia. Cucina internazionale. Assolutamente, Gambero Rosso guida Pizzeria d'Italia 2024. Ciascuno di voi ci dica l'esperienza col Gambero Rosso e come ha reagito a questo premio. Allora, è stata una bellissima esperienza, perché noi due anni che stiamo qui da adesso questo premio, non so se mi sei ricevuto adesso questo premio, è davvero importante. E mostriamo le foto di questa premiazione, ma anche delle vostre realtà. Chiediamo a Dezzamore se vuole raccontarci come l'hanno contattata, qual è la... Mamma mia, che bontà, qual è stata il riscontro. Nel frattempo, Laura Pausini e Biagio Antonacci. Allora, l'esperienza per la... Ragazzi, avvicinatevi al dispositivo, per favore, se potete capovolgetelo, perché così è meglio vedervi. Non verticali, ma orizzontali. Così? Vediamo. Regia. Regia, ha cambiato qualcosa? Ok, Giuseppe. No, siete storti! Adesso, niente, così, vabbè, Giuseppe, bravo Giuseppe, così. Giuseppe, perfetto. Comunque ci siamo conosciuti ad Expo Cook. Sì, ma io non sento tanto bene, però. Perché è un problema di connessione. Allora, mi sa che è poco risolvibile. Insomma, le vostre esperienze, il vostro merito, questo premio, Giuseppe, che cosa ha cambiato? Se hai potuto mettere magari un adesivo fuori, o se le persone vengono più motivate? Ma questo è un premio che... Questo è un premio che ci rafforza a noi e a tutto lo staff per fare un lavoro sempre migliore giorno dopo giorno. Perché nella mia pizzeria io e tutto il mio staff è da 5 anni che ogni giorno proviamo e riproviamo nuove ricette, nuovi impasti, e ci dedichiamo al 100% alla ricerca e innovazione della pizza. E noi allora, visto che con i Fratelli Pace riusciamo a sentire poco, ricordiamo che la pizzeria Sitari o Sitari, come si dice? Sitari di Agrigento, che voi gestite insieme alla famiglia, col vostro orto, con le vostre pecore, e la pizzeria di... dove siamo? Dezzamore, dov'è? Raffadali, Giuseppe? Sì. Siete stati premiati come rappresentanza della tecnica, dell'innovazione e del territorio, in attesa di poterci gustare anche quei pezzettini caldi che abbiamo visto nelle foto. Ma era un padellino? Che pizza era? Sì, un padellino. Ora vi si sente un pochino. Però dai, approfittatene, salutateci almeno. Ragazzi, parola a voi. Vi porgiamo il microfono, così forse riusciamo a sentirvi in questo attimo. Idealmente, perché non ce l'abbiamo infatti. Il microfono. Allora, era un padellino farcito, era della Valle del Belice, cipolla di Giarratana, una di Siracusa, del prosciutto cotto. E niente, purtroppo soffriamo, ma ci siamo consolati con le foto. Grazie per essere stati con noi, grazie a Valentina Vitale per aver segnalato la notizia. Complimenti, avanti viva la Sicilia così. Sempre. E viva anche Agrigento, ne parliamo meno del territorio. Sì, in effetti sì, ma c'è tanto, vedi la Sicilia, noi siamo migliori. Sì. Quando inventerete la pizza che non fa ingrassare, sarò ogni sera seduta. Ricordiamo che al Molo Capocciatale di Palermo... Abbiamo. Ce l'abbiamo, la sì. Pizza low carb. Vedi. Vero. Sì. Va bene, e ricordate prima di salutarci dove vi troviamo sui social. Su Instagram Pizzeria Sitari e Soce Family, e anche su Facebook. Soce Family mi piace un sacco. Giuseppe, Dezzamore? Su Instagram Dezzamore Italy e Colletto Food, e Facebook Giuseppe Colletto. E allora condividete la diretta e grazie, alla grazie prossima, per essere vi aspettiamo stati in con studio. Noi. Meglio. Rientriamo in FM noi. Ah,
il coraggio di far andare le foto che parlano di pizza e di gusto, ma la Sicilia che ha trionfato. Ma poi sai cosa pensavo in questo nuovo molo Trapezio Italia? Sei stata? Ancora no. L'ho visto dall'alto, ecco, quando sono tornata da Napoli la domenica mattina, perché la nave ha posteggiato ecco, abbastanza vicina, quindi ho visto le fontane erano spente, però non vedo l'ora. Anche perché ci sono persone di nota, cioè abbastanza note, che tu conosci anche molto bene, che ad esempio hanno deciso di aprire il loro ristorante lì, no? Il mitico Natale aprirà, mi ha detto, i primi di dicembre. Ho detto, ma non è che hai inaugurato e non me l'hai detto? No, ancora no. E invece, Saretta, ora io e te dobbiamo fare un video per invitare Pasqualino Monti. Ecco, perché esattamente. Anche se non ha brillato lui, chi è che brilla? Assolutamente. E a proposito di Gambero Rosso, ne abbiamo parlato, è presente l'Accademia Gambero Rosso all'interno del Molo Trapezio. Vedo che ne sai molto più di me. Ho studiato. Hai studiato? Mm-hmm. Ma li hai invitati? No, sono andata a vederlo anche io di sera, tornerò anche di giorno e vorrò vedere, insomma. Poi adesso ti porto a teatro, ci sono con noi, e intanto il teatro torna, è un gradito ritorno a Glitter People di Cineteatro Colosseum. Con noi ci sono due degli attori che saranno in scena con Bibi Bianca. Vediamo. Intanto arrivano, ci sono? Sì, abbiamo la musica, Post Malone e Enough is Enough. Ok. Potete accomodarvi adesso che siamo su Facebook per sistemarci. Serve un'altra saluta. Giorgio Barone e Roberto Mannino che regaleranno due ore di puro cabaret con un susseguirsi di battute che prendono spunto dalla vita reale e rappresentano il palermitano nei suoi usi e costumi. Da fare da mattatore, il maestro Bibi Bianca, che da oltre 30 anni è protagonista nei teatri siciliani. Ci troviamo al Cineteatro Colosseum. I briganti che sono? I Briganti è il nome della compagnia, che nasce da uno spettacolo che non è cabaret, ma uno spettacolo di teatro che facciamo da anni e che fecero l'Italia, con cui apriremo la rassegna all'Alto Teatro di Bottiglieri, che è il Remida. Giorgio, sì. Tu Giorgio Barone, sì, tu, ti vi riconosco, sì, dalle foto, e tu Roberto Mannino. Per esclusione sono Roberto Mannino. Vabbè, cioè, comunque salutiamo appunto Orazio, si è collegato con noi due settimane fa, avevamo già parlato della grande programma. Grande attività, sì, molto vivo questo teatro. È vivo perché Orazio è uno che ci sa fare, infatti è praticamente il proprietario di tutti i teatri liberi a Palermo. Lui c'ha questo, non dice meno perché magari c'era la finanza. Sì, no, è stato ospite, ce li ha raccontati. Allora vabbè, se l'ha fatto lui. Lo salutiamo, è un nostro amico. Domani sera abbiamo uno spettacolo di cabaret, perché noi facciamo teatro. Considera facciamo che in un periodo in cui non investono neanche più nei cinema, investire nei teatri è una scelta d'amore. È un'impresa che nasce sicuramente dal post-Covid. Quindi tutti quanti noi siamo stati bloccati per anni. Io e Bibi ci siamo inventati una trasmissione Facebook di cazzeggio perché avevamo bisogno di fare qualche cosa, esatto, ma non per guadagnare, così no, per bisogno di esprimersi. Esattamente, esatto. Per esserci. Volevo fare una piccola precisazione, ho detto 30 anni, no, Bibi fa teatro qua a Palermo da 52 anni, l'abbiamo festeggiati insieme sul palcoscenico, lui da 40 e io da 35, quindi non lo dire perché se no se lo scopre, perché siamo stati il picciriddio del gruppo. Io sono il giovane, l'attore giovane. Direi infatti giochiamo su questa cosa. Allora, per l'inquadratura possiamo scendere un pochettino da questa parte, perché sono... Okay. Ecco, e stiamo per entrare in FM, quindi primo intervento di saluti anche lì, dato che noi siamo sempre ovunque, avete capito, no? Avete visto? Sì, certo. Mm. 12:26 parliamo di cabaret. Ti porto a teatro questo weekend e siamo sabato 21 ottobre alle 21:15 in via Guido Rossa Bonaggia. Siamo al Cineteatro Colosseum con Giorgio Barone in studio insieme a Roberto Mannino e con Bibi Bianca sul palco. Regaleranno due ore di cabaret. Sì, cabaret. E noi che ci regalate? Dovete venire anche voi, siete invitate ovviamente. Io da più anni, non dico da quanti. Come nasce sto gruppo?
Beh, insomma, io vengo da un gruppo che è storico, insomma, per Palermo, i Petrolini, insomma, che è per 40 anni, cioè, anzi 35, e abbiamo calcato le scene un po', non solo dalla Sicilia, ma dappertutto. Però poi, come in tutti i matrimoni, ci sono anche le separazioni. Veniamo da quello della Meloni di stamattina. Quello però grave. Ne abbiamo parlato, ne ha parlato tutta, credo, tutta Italia, ne siamo. In questo momento... 3 secondi fa, proprio non me ne può fregare di me. Facciamo quello che vuoi. Tanto il nostro è stato un po' meno, diciamo, indolore. Diciamo, meno... Ricorda chi eravate in quel gruppo? In quel gruppo eravamo Ciro Chimento, che saluto perché siamo rimasti in buonissimi rapporti, e Giancarlo Aguglia, che è il musicista per tradizione, perché viene da un gruppo che si chiamava I Revisitors con Marcello Mandreucci, e io, Roberto Mannino. Questo era il trio. Esatto. Salutiamo Marcello a tal proposito, musica, e facciamo vedere i contenuti all'interno della diretta, continuando a parlare di questo cabaret. Evento cabaret. Posso fare? Invece, visto, sì, per ora sì, sì, per ora sì. Abbiamo tanti amici in comune. Tu andavi da Gonzaga, no? Sì. Hai visto. Io sono fatto 8 anni di Gonzaga, media e liceo. E raccontami la tua scelta di vita. Sei cabarettista, no, e te, allora, attore come, per... Come attore vengo dalla prosa. Poi ho conosciuto Bibi, siamo rivisti per tanto tempo, e abbiamo iniziato a fare una compagnia assieme, già sono 6 anni, 7 anni che lavoriamo assieme. Poi è venuto pure lui, nel frattempo abbiamo levato, che sai come sono le compagnie, arriva uno, va via un altro, dunque il nucleo storico è rimasto questo trio. Facciamo la stagione di prosa e abbiamo creato un gruppo di cabaret che si chiama I Nuovi Frittoli, in memoria di un gruppo che erano i Frittoli di tanti anni fa, in cui c'era Bibi e Frittoli. Ho visto i Travaglini, la frittola sul tavolo di una mia amica. Esatto. Cioè, è arrivata la frittola. Io sono un padre, mi danno spugno, non le posso mangiare. È tipica. Che la cosa si che però, sono interiore. Però, esatto, sì. Anche io sono la sigla. Grazie. Di tutto questo, il pane con la milza ha pure il suo perché. Poi nelle corcate ne parliamo. Vabbè, quello è banale. La carne, queste cose troppo. Le ho conosciute da grande, e quindi sei in purezza o è una passione che coltivi parallelamente? È stata sempre una passione parallela, perché comunque a Palermo questo mestiere è difficilissimo farlo da solo, cioè tu non puoi fare l'attore, e non si vive, cioè, praticamente forse Gigi Buruano e Giacomino Civetti, infatti se ne è dovuto andare, perché a Palermo se non lavori sempre non ce la fai con quello che ti dà il teatro. Vabbè, quindi, da noi gente come Vespertino lavora, Salvo Pipo, che comunque sono sempre impegnati in teatro, ma se non ci metti sotto uno stipendio fisso non ce la fai. E comunque, quindi, quando parliamo di Gigi Burruano parliamo di un periodo storico del cabaret che non c'è più. A quei tempi si riusciva a vivere col cabaret perché c'erano i grossi nomi. Adesso diciamo che con l'inflazione che c'è di cabaret in televisione, in radio, vero. Purtroppo la gente si è disabituata ad andare a cabaret. E noi andiamo in pubblicità, ritorniamo a parlare di questo argomento e di cabaret tra poco, dopo l'unico momento in cui non ci sente nessuno, non ci vede nessuno, in cui... Chissà pubblicità, tu non lo vuoi dire, ma pubblicità? Chissà cosa fai. I consigli di Radio In. Facciamo un gioco, vediamo se indovini. È tonda? È la luna? No, è tonda e gustosa? È la frittata? No, è tonda, gustosa e colorata. Ho capito, è la pizza. No, è tonda, gustosa, colorata, croccante, profumata, insomma, deliziosa. Ma certo, è la pizza di Mastonicola. Indovinato. E il premio? Stasera ti porto da Mastonicola. Mastonicola, qualcosa in più di una semplice pizza. Mastonicola, la pizza artigiana, in via Venezia 71 e ora anche in viale Strasburgo 384 a Palermo. La GBC Sistemi vi propone le pergole bioclimatiche e le pergotende, strutture outdoor molto accoglienti per soddisfare il bisogno di sentirsi liberi. La GBC Sistemi ha le giuste soluzioni per dare più luce e bellezza alla vostra casa, con gli infissi a taglio termico. E ancora lavori in ferro, tende a rullo, zanzariere e porte interne. GBC Sistemi, a Palermo, via San Lorenzo 213A. GBC Sistemi, a misura delle vostre esigenze. Sito internet gbcsistemi.net.
Devo vendere casa, ma non so da dove iniziare. Facile, pensa in Giallo. Hai detto Giallo? Esatto, se parli di Giallo, parli di Brava, l'immobiliare che mancava. Grazie a un metodo unico ed esclusivo, potrai vendere o acquistare casa senza fatica e in totale sicurezza. Fantastico! Dove si trova? In Via Libertà 80, una location esclusiva che si affaccia su un meraviglioso giardino. Ma non solo, potrai parcheggiare nei posti riservati ai clienti con ingresso in Via D'Annunzio. Ma allora è proprio l'agenzia che cercavo! L'immobiliare che mancava. Entra nel mondo di Enzima, il ristorantino della pizza in teglia. Enzima è amore per i sapori unici, per gli impasti ricercati e per le eccellenze culinarie. Enzima è il luogo in cui potrai gustare succulenti tranci gourmet. Enzima è anche servizio food per feste private. Ti aspetta tutti i giorni dalle 11.30 alle 15 e dalle 18.30 alle 23.30 in Viale Croce Rossa 129 a Palermo, martedì giorno di riposo. Enzima, presente anche sui social, è il ristorantino della pizza in teglia ad alta digeribilità, leggera e croccante. Sogna, immagina, disegna un letto bello, conveniente, come lo vorresti tu. Vai alla CAM, perché loro di letti se ne intendono. Troverai il letto che fa per te e potrai acquistarlo fino al 22 ottobre con lo sconto del 15%. Trasporto e montaggio gratuiti. CAM è a Palermo, in via Cilea 37. Materassi, letti e biancheria CAM. Da 50 anni, il posto migliore dove dormire. Bartolone Ceramiche, l'emozione di un'idea che diventa casa. Bartolone pavimenti, rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie, arredo bagno, docce, idromassaggio, tutto ciò che hai desiderato. I tuoi sogni prendono forma grazie ai nostri designer interni e con il finanziamento a tasso zero tutto diventa possibile. Visita il nostro showroom in via Tommaso Angelini 23 a Palermo. La casa dei tuoi sogni ti aspetta. Sito internet bartoloneceramiche.it. Radio In, la voce della tua città. È arrivata la nuova canzone di Angelina. Vabbè, in radio noi siamo sempre con voi. Parliamo un po' di cabaret, dai. Lo spirito di questo cabaret, che comunque già parla da sé il titolo. Si aspettano, ci aspettano. Intanto è uno spettacolo nuovo o è già rodato? No, è uno spettacolo già rodato, con degli innesti nuovi, perché noi abbiamo, cioè, delle cose sono tipo cavalli di battaglia che ritornano, però ogni tanto ci infiliamo una cosa nuova, anche perché il pubblico è sempre diverso, quindi va bene, vediamo vedere. Io non ho nulla, niente. La mia amica e collega Gabriella Di Carlo, che saluto, è stata molto vaga, soltanto ha scritto che siete con Bibi Bianca e sono due ore di spettacolo e si parla di palermitanismi. Sì, vabbè, diciamo. Sono parla tu, Roberto, che sei stato sempre zitto. No. E naturalmente noi ci rifacciamo alla vita di quotidiana, insomma, tutto quello che succede, perché cabaret è voce di popolo, quindi tutto quello che noi mettiamo in scena è tutto quello che succede nella vita di ogni giorno, quindi le varie situazioni che si vengono a creare nella vita di ogni giorno. Il cabaret è... La suocera fa ridere come una volta? C'è sempre la suocera, anche sì, la nostra. C'è sempre la suocera. Ma diciamo che è un leitmotiv che ritorna sempre, perché è in casa di tutti. La suocera è un must. Queste famiglie che si anche spandano. Anche la moglie. Già non esiste più, sì, il cognato, sì, perché non fanno più fratelli. Non si sono più, sono quasi tutti figli unici. Se si separano, la suocera non diventa più la cosa peggiore. Insomma, però c'è, quindi. E dateci qualche ingrediente si della dice, si dice che la suocera è come il lunedì, tutti sanno che c'è, ma nessuno vuole che venga. Giusto? Il lunedì. E quindi qualcosa dello spettacolo, ma insomma, ad esempio, un altro argomento che spesso è ripreso da molti cabarettisti è l'aereo. Ah, vabbè, la paura dell'aereo è quello che può succedere tra chi è un veterano del volo e chi invece è a primo volo. Se si trovano accanto, succede. Si vola. Si vola. Lasciami io sogno lo suo. Sì, lui è lo steward. Chi ha rapporto peggiore con la suocera? Tutti? Insomma, c'è qualcuno che si salva? Nella vita? No, perché nella vita la potevo raccontare. Io ho visto al matrimonio mio, poi l'ho vista. Basta. Ma poi lei è ammazzata? No, per 40 anni. Insomma, tu che faccia? Pur rimanendo sposato. La migliore suocera. Diciamo che sono ancora sposato, ma anche ognuno vive, fa la sua vita per i fatti suoi. Bene. Però mia suocera veramente l'ho vista. Allora, una santa. Giorno e sì, notte, poi bellissima, vai. Io devo dire che sono stato
Entriamo a radio. Che tu dica fa, Marco, che è arrivato. Dica fa, Viola, che tu dica... già la conoscevo, già la cantavo. Ho capito, si chiama proprio così sta canzone. Che tu dica fa. Angelina Mango è nuova. Sì. No. Sapete che io sono sotto lo zero. È la figlia di Mango Mango. Sì, Mango. E questo è un brano in napoletano che già conosco da 2 settimane. Ma è stata lanciata da qualche talent. Sì, è arrivata, diciamo, prima nella sezione canto lo scorso anno da Amici. Quindi... Raga, muore qualcuno in questo programma. Ma che tu dica fa? Che tu dica fa? Se muore qualcuno io li vedo. Guarda, facciamo cabaret, facciamo cabaret. Da voi non muore nessuno in scena. No. Ci si però, va vicino. Ma neanche parliamo di suocera. La suocera. Qualcuno fa ridere in questa trasmissione, cioè viene da ridere. Ha 87 anni, ma è perfetto. Favolosa. Prego, tra l'altro, risate e cabaret come il titolo del vostro spettacolo. Ricordiamo dove e quando. Allora, Cine Teatro Colosseum, via Guido Rossa 7 a Bonaggia. In sì, che bravo. Sì. Sabato 21 ottobre alle ore 21:15. Semplicemente domani. Cioè, sì, domani esatto, sera. Sì. Domani io sera. Dico solo che si vede dall'inizio alla fine. E la mandibola proprio insomma, resterà. Domani siamo on demand noi ormai. Cioè, se tu vai sul sito dopodomani, io devo specificare. Quindi domani la 21 ottobre 20:23. Comunque. Sincopato. Viviamo alla giornata, ecco. Siccome per tanti anni ho fatto il farmacista, il consiglio del farmacista: portatevi i pannoloni. Che si ride. Bella questa. Tra l'altro adesso parleremo con l'ultimo ospite di oggi. Adesso cambiamo un po' il registro, parliamo di medicina. Ma finché ci sono i nostri amici, salutateci con una battuta. Ma guardate che ridere è la migliore cura a tutte le malattie. Medicina, quindi naturale. Anche noi ci occupiamo di medicina, anche noi siamo dei dottori. È vegana, è naturale. E non fa ingrassare. Infatti, quando ci arriva la pensione, ti fotte il ridere. Già partiamo da questo presupposto. Grazie per essere stati con noi. Un abbraccio a Orazio Bottiglieri, sempre graditi ospiti a Glitter People. Un bacio anche a Gabriella Di Carlo. E noi ci prepariamo. Intanto salutiamo i nostri ospiti. Grazie. Abbiamo fatto la foto che troverete poi sulle pagine di Glitter. E ci prepariamo a parlare di un argomento. Ma prima c'è il comico. Vedi un poco questo abbinamento, Cesare Cremonini. Apposta l'ha fatto. Ottimo. E appunto, sì, ovviamente bene, si parla, ragazzi, di cabaret, di comici, state... ci salutiamo così su Facebook mentre ci vedono, ci bravissimo. Salutano. Bravissimo. Ciao ragazzi, grazie, come vi aspettiamo domani sera. Buona giornata. Aiuta, venite. Lei l'appello l'abbiamo fatto. Sì, popolari. Popolari. Ma possiamo dire, al botteghino si possono fare? Sì, sì, si possono fare, costano, non dico il prezzo perché non lo so. È veramente... Credo che siano 8 e 5 ridotto. Ah, proprio. Signori. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ok, l'amica che sta contattando il professore per fare questa intervista mi ha dato conferma che stanno per sentire la radio in attesa e anticipiamo un po' il tema dell'incontro. L'ultimo ospite è Lorenzo Zichichi, sì, Biba. Tu hai qualche foto da mettere, si terrà adesso, è iniziato alle 9 del mattino alla Camera di Commercio di Trapani fino a domani, il congresso Skin Cancer a Trapani su dermatologia e tra le altre cose anche arte. Mamma mia, un argomento, sì, no, che l'argomento altro... è abbastanza triste, cioè triste, sì, importante, sì, serio, perché riguarda il vogliamo. Cancro purtroppo, però vedi dove arriva la medicina, la tecnologia, lo studio ovviamente, l'attento analisi, a portare sempre dei miglioramenti importanti nel La buona notizia è che il melanoma fa meno paura. Tra gli argomenti che stanno affrontando c'è questa crescita. Oggi, venerdì 20, sabato 21 ottobre, dalle 9:30 in Corso Italia 26, di dermatologia oncologica, e riunisce questo incontro esperti nazionali e internazionali. Responsabili scientifici il fiorentino Nicola Pimpinelli e il trapanese Leonardo Zichichi, tra i fondatori insieme della scuola di dermatologia che ha sede al centro Ettore Majorana di Erice, presieduto dal fisico Antonino Zichichi, che è una gloria tutta siciliana. E poi gli incontri valgono come corsi formativi per varie materie. I temi dell'incontro che si sta svolgendo alla Camera di Commercio, tra i più attesi quello del tedesco Günther Burg su dermatologia e arte. È uno dei più noti dermatologi del secolo scorso, sempre presente a Erice assieme al professore Benvenuto Giannotti di Firenze, scomparso nel 2021, con cui ha diretto la scuola. Il contenuto della sua relazione nasce da una monografia sull'argomento pubblicata sulla rivista scientifica Springer.
sulla correlazione tra arte pittorica e malattie cutanee nel corso dei secoli. Tra gli altri temi del Congresso Nazionale di Dermatologia Oncologica, la gestione e la diagnosi del melanoma, i farmaci biologici e il rischio oncologico, classificazione dei linfomi cutanei. Chiedo se ci sono novità alla regia. Nel frattempo, visto che la risposta, io spero non si sia sentito, è negativa, altrimenti in attesa dell'intervista volavi al professore Zichichi, Ilenia Scimec, che lì mi dice arriviamo. Io leggo l'ultima parte di questa nota che hanno diffuso. Dice: nel loro complesso tutti i tumori della pelle sono quelli che più frequentemente colpiscono il genere umano. L'oncologia dermatologica ha conosciuto però negli ultimi decenni un'importante progressione conoscenze di armi terapeutiche che hanno rivoluzionato l'approccio nei confronti dei pazienti. L'esempio del melanoma, il più aggressivo dei tumori cutanei, è il più eclatante. Qui l'arrivo della terapia target e dell'immunoterapia hanno cambiato radicalmente la possibilità di sopravvivenza dei pazienti. Le nuove terapie orali rivoluzionarie ci permettono inoltre di ottenere grossi risultati anche nelle forme avanzate. Insomma, sono buone notizie e ci fa piacere darle. Nel frattempo darle. Che arrivi il nostro ospite, dobbiamo ripetere anche questo in radio perché non sì. abbiamo parlato. Dal comico al cabaret, quindi insomma dal teatro. Oggi variegata. Variegato come il cioccolato. No, detto questo, parliamo di un argomento importante, ma da un lato, per quanto sia delicato, è anche piacevole perché la tecnologia e la per medicina. Per noi donne si la evolve. Pelle che cos'è? La pelle vanità, sì. Chirurgia estetica, beauty routine. E cura. E intanto la pelle, che è uno degli organi più delicati del nostro organismo, e abbiamo anche sentito uno dei più colpiti. In questo momento a Trapani si stanno riunendo esperti nazionali ed internazionali per discutere di quelle che sono anche le malattie più pericolose che riguardano la pelle. E tra gli argomenti leggiamo che c'è anche una correlazione con l'arte nei secoli. Io un po' questa cosa la vedo, c'erano tempo fa dei quadri dove i protagonisti erano ritratti con la maschera perché c'erano delle malattie invalidanti che rendevano gli aspetti impresentabili. Oggi evidentemente abbiamo tante più armi al nostro attivo. Sì, perché c'è più studio, c'è più analisi e sicuramente anche in questo caso si parla di skin cancer perché il melanoma fa meno paura. Ne parleremo tra poco con il dermatologo responsabile scientifico di skin cancer a Trapani. Sì, tra l'altro della scuola di dermatologia che si trova al centro Ettore Majorana, che è a Erice, non so se l'hai mai visto, in questo castello, è molto... Il castello di Erice, sì, bellissimo. È molto suggestivo. Sì, sì. Anche la storia di Ettore Majorana, che si dice che sia e che non sia morto, magari adesso sarà morto, però che si dava per morto e invece qualcuno l'ha riconosciuto in un clochard che per anni ha girato per Palermo. La scienza, il genio ha sempre un po' della follia, magari sono più normali i nostri ospiti, i dermatologi che sono riuniti adesso a Trapani alla Camera di Commercio e ci potranno anche parlare di cose più comuni, magari per cui stare attenti, sai. Le sì. classiche raccomandazioni alla pelle per il sole. Che diamo molto spesso per superficiali, scontate, però sono importanti proprio per il presente, ma anche per il futuro, a qualsiasi età. E poi l'aspetto dermatologia e arte. Ne parliamo tra poco. Intanto, maledetto mare, forse maledetti gradi, 31 gradi di oggi. Mamma mia. Ed eccoci così, in caso facciamo una chiamata, avviciniamo il telefono al microfono, se così evitiamo problemi Skype, collegamenti. Mi è arrivato un audio, io non posso sentire, nel frattempo... Mettilo in diretta, lo ascoltiamo senz'altro. Tutti. Senz'altro. Oggi sei anche particolarmente perché... pericoloso, amico mio. Ma avete sfinito oggi, Tutte 5 e due. Minuti, il venerdì e il venerdì. Vediamo se riusciamo a fare questo oggi. Collegamento. Nel frattempo, non allora... ho capito, non è che tu ti sei assente la scorsa settimana e oggi me l'hai fatta pagare per due puntate. Oggi mi hai sfinito. Addirittura, sfinito. Neanche tanti video ti ho sei messo. Stata bravissima fino ad ora. Ah, my non God. Ho capito, qual è il problema? Marco, che c'è, Priolo? Mettimi un like. No, ma sono troppo carine queste collanine, Priolo. Molto, molto belle. È quel quid. Eleganti, romantiche.
Tu sei romantico. Che fai stasera? Che voglio fare stasera? Lo vedrò stasera. Intanto oggi, tra le tante cose, comunque allenamento, benessere, sai, comunque dobbiamo parlare di Pilates. Ah, ma tu fai ancora la svolazzata quella delle farfalle? Sì, esatto. Cosa dice mio nonno? Che mi appendo tipo al filo, per spiegare flying ovviamente, che ti appendi nella corda, attenta se scivoli. Vero, mi mandi un video tuo mentre svolazzi. Sì, oggi te l'ho fatta conoscere io questa cosa. Sì, però mi sono convinta dopo 2 anni e mezzo. Dopo 2 anni e mezzo. Mm. L'abbiamo fatta durante la pandemia. Sì, può ma lei essere? Era venuta in studio, abbiamo mostrato molto le foto. Molto bella lei. Sì, bella, bella, Daria. E quante siete? Ogni classe almeno 15 ragazze. Ah, sì. 15 svolazzanti. Sì. Ma fa dimagrire? Sì, fa dimagrire, fa sudare il giusto, non è volgare, è elegante, bellissima. Brava. E quindi comunque sai, il Pilates ormai è diventato non solo la moda, ma qualcosa che ti faccia stare proprio bene. Io del Pilates so che gli insegnanti di Pilates sono i più amati dalle signore bene che si annoiano dai mariti. Ah. Oggi abbiamo parlato di matrimoni. Sì, no, ma veramente di coppie scoppiate. Ero decisa se prendere magari un po' con la rivista e parlarne, ma in attesa i nostri ospiti. Vediamo se ci sono novità. Sì, il Corriere della Sera. Addirittura Mediaset valuta di licenziare Gianbruno. Verifiche su violazioni del codice etico. Mamma mia, questo ragazzo... Per una battuta intanto sono nulla più di stato una, ancora deciso, ma Mediaset già stanno facendo le valutazioni. Ragazzi, è sempre il padre della Presidente del Consiglio, della figlia della Presidente del Consiglio. 12:48 e cosa... Ma io tornerei a fare gossip, vero che l'ultima parte della nostra puntata doveva essere e sarà probabilmente, se riusciamo a recuperare il collegamento scientifica, parleremo di pelle, di cura della pelle, ma torniamo al gossip che ci ha fatto aprire questa puntata. Dico alla regia di rimettere la foto della Meloni, perché a quanto pare abbiamo già dato notizia della separazione ufficializzata con un post su Facebook questa mattina, direi all'alba, ma erano almeno le 8, da Giorgia Meloni. L'evoluzione è che Mediaset addirittura valuta di licenziare Gianbruno, verifica su violazioni del codice etico. Non è stata una leggerezza e basta, ma quello che è uscito, un fuori onda, racconta di una disinvoltura eccessiva da parte del giornalista, che prima corteggia una collega dicendo che è una donna fuori dal comune, non molto gentile nei confronti della compagna, ma la cosa che è uscita durante la giornata sono altre intercettazioni che vedrebbero festini. Mm-hmm. Ma molte battute piccanti e non solo. Noi abbiamo una pausa pubblicitaria, quindi restate con noi, torniamo tra poco. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli 8 punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Ciao, io parto per la spesa. Da quando ho scoperto Prezzemolo e Vitale, la spesa è uno spasso. Un viaggio entusiasmante tra sapori unici, bio, chilometro zero, il meglio di Sicilia, d'Italia e del mondo e senza allontanarmi dal mio quartiere. E posso viaggiare anche online su prezzemoloevitale.it. Più comodo di così. Vieni da Prezzemolo e Vitale. Parti per la spesa. Benvenuti dove si respira solo aria di mare. Benvenuti al Sette Nodi, il Fish Restaurant, che vi offre un viaggio di sapori come non avete mai provato. Immergetevi in un'esperienza di ricercatezza, gustando il pesce fresco preparato con maestria. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ci trovate in via Torre di Mondello 28. Prenotate al 380 685 58 25 per farvi trasportare dalla freschezza del mare e a godere dei sapori unici del Sette Nodi. Radio In. La voce della tua città.
Allora, gossipiamo, Milvia, vediamo che Averna. Sta succedendo. Verifica in corso se ci siano state violazioni del codice etico aziendale, ma a cui potrebbe guardando? Seguire una lettera di contestazione e coinvolgimento degli organismi sindacali. Non è decisamente la giornata del povero Gianbruno. Ma Milvia Verna, a me non me ne può fregare da meno. A me me frega. Mollato da Giorgia Meloni e forse mollato anche da Mediaset. Dopo la fine del rapporto affettivo si profila anche la fine del rapporto professionale per Andrea Gianbruno. Ai 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 ai. Ma possiamo recuperare Leonardo nel frattempo? Ci chiameranno. Nulla è stato ancora deciso, è passato troppo poco tempo, ma Mediaset stanno già facendo delle valutazioni. La verifica è in corso se ci siano state violazioni del codice etico aziendale, a cui in caso stiamo leggendo il Corriere della Sera, non il Corriere dei Gossip, Corriere della Sera. In caso di risposta affermativa potrebbe seguire una lettera di contestazione e il coinvolgimento degli organi sindacali. Certo, la posizione dell'ex compagno dal cuore gitano, parole sue, della Premier è vacillante, soprattutto dopo il secondo fuori onda di Striscia la Notizia. Se il primo poteva essere derubricata a qualche battuta fuori luogo, il secondo con i suoi espliciti riferimenti sessuali ha allarmato Mediaset. L'azienda è dispiaciuta per l'accaduto e anche per il danno d'immagine. Del resto i fatti sono incontrovertibili e stanno anche avendo un ricasco, oddio, internazionale, perché la notizia sta facendo il giro del mondo, direi. Troppi commenti sessisti, inammissibili, imbarazzanti, le frasi che inchiodano Gianbruno, posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Domanda il giornalista a cui replica una voce femminile, l'hai già fatto, lui continua imperterrito, sai che io è puntini puntini, è stato il nome volutamente censurato da Striscia, abbiamo una tresca, lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, ecco, però stiamo cercando tutti. Una terza partecipante, facciamo le threesome. Sì, sì. Anche le foursome, che sono, io non sono pratica. No, fate lo spiego. Con XXX, altra censura, che generalmente va a Madrid, a SC, entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro. Milvia Verna, dobbiamo rientrare in radio. E perché non possiamo dirlo? Nel frattempo c'è Single Soon, quindi insomma siamo lì in tema. Detto questo, è assolutamente single, non Soon. Ha lasciato l'appuntamento del giorno su Rete 4 per impegni e pregressi. Noi dobbiamo... Single Soon, Selena Gomez, la nuova, alle 12.53, molto fresca, devo dire. Marco, cosa ne pensi di questo pezzo? Mi piace. È diventata un'altra Selena Sì. Gomez negli ultimi e oggi periodi. Nuove uscite, perché è venerdì, come ogni venerdì, tanta buona musica. È ingrassata molto, sbaglio. Beh, lei però non importa, sia per il seguito, per i progetti che ha, insomma è molto, molto amata. Ed è bello, perché comunque manifesta la libertà di essere se stesse. Paragonata a Mercoledì Adams, come si chiama Mercoledì Adams? Aiutami, un'altra attrice, Marco, sudamericana. Help us. L'attrice non Jenna Ortega, che è magrissimissimissima. Ma e sta per tornare Emily in Paris prossimamente, bellissima. Emily in Paris ti piace? No, il tuo Emily Cooper. Ah, io non lo sono riuscita a seguire, l'ho staccato dopo due. Però vale. Allora, Leonardo Zichichi lo salutiamo perché comunque risulta impegnato, insomma preso dal lavoro, dagli incontri, però abbiamo ricordato, lo ricordiamo ancora una volta in conclusione, questo appuntamento. Lui è il responsabile scientifico e appunto parlavamo di i temi dell'incontro Skin Cancer alla Camera di Commercio di Trapani e si celebra oggi e anche domani. Fino a domani. Sì. Sì. Va bene, allora non lo so, la chiudiamo la puntata. Ma cosa abbiamo fatto? Con chi siamo stati? E noi siamo stati con, intanto abbiamo celebrato una donna nel mondo delle auto. E questo mi è piaciuto molto. L'evento Glitter di Villazzito, dove c'è stata una bella serata. Le auto richiamano sempre eleganza, perché sono soprattutto per gli uomini, ma non solo, ho visto anche per le donne, da recente degli status, qualche cosa che conquisti anche col tuo lavoro, e quindi è bello sfoggiare. Io sono più per le case, forse l'avrai capito. Però i party con le auto nuove e tecnologiche. No, perché la casa non la puoi mettere al centro di un evento e farci chi la pulisce puoi metterci i gioielli sì. Sono anche molto belli, sì, belli sì. Come le nostre collane, ma di creazioni. Un bacio a Marzia, sempre che ci dà idee originali per il venerdì mattina. Anche io te ne ho partorite un paio di idee originali. Come è andato questo parto? Ma non lo so, poi vedremo. Veloce e colorato. E parlavi comunque di Nadia Lobosco, appunto, che è stata nostra ospite, Daniela Brignone. Abbiamo parlato di design. Molto design. Interessante. Credo che anche oggi andrò a vedere uno di questi appuntamenti. Mi piace la città, sta bene, vive, è favoloso e grandioso quello che hanno fatto al porto. Sì. La creazione di un quartiere ex novo preso da
Ruderi. E però l'ha preso di mira dalle numerose visite, però ne parleremo in radio prossimamente. Ora io e te ci fermiamo, 2 secondi, facciamo un video per invitare tutti. E poi ancora abbiamo avuto Roberto Mannino, Giorgio Barone, e appunto grazie per esserci stati in questa puntata. E replica sulla pagina Facebook Radio In. La settimana si conclude così. Hello People dal lunedì al giovedì. Hello People con Sara Priolo dalle 11 alle 13, e il venerdì si torna ad essere sempre Glitter People. Grazie a Marco Perlongo in regia e alla voce. Ciao Sara, ciao, ciao Milvia, ci vediamo venerdì prossimo e buon weekend. Ciao.